Ferramenta Moschini, in via Roma 63 a Piage, in provincia di Pesaro Urbino. Telefono 0721 89 01 36. Voglia di pane? Andiamo da Marconi. Lo storico panificio è presente a Piaggio dal 1956 e offre una vasta varietà di pane fresco e pizza, ma anche pasticceria dolce, salato e prodotti da forno tipici della nostra zona. Vendita all'ingrosso e al dettaglio. Panificio Marconi è in via Dante Alighieri 3, Piaggio, in provincia di Pesaro Urbino. Telefono 0721 890 140. Mmm, che buono questo pane! Caro, mi porti a mangiare la pizza questa sera? Ancora pizza? Sì, mi porti alla pizzeria Da Pali. E Da Pali sì, pizza ad alta digeribilità, doppia lievitazione, stesa a mano con l'antico rasagnolo. Venite a gustare la nostra pizza, la piadina, gli hot dog e le focaccine. Pizzeria Da Pali, via Roma 28, Piage, in provincia di Pesaro Urbino. Telefono 0721 89 04 66. Pizzeria Da Pali. Pizzeria Da Pali. Mmm, che buona. Chiuso il mercoledì. Agriturismo da Gustinel. Da noi trovate primi piatti come lasagne, cappelletti, tacconi, tagliatelle preparati con passione da Elisabetta, Fiorenza e Aldesina. Secondi piatti con rilevanza di carne arrosto cotte in forno a legna. Tacchino, oca, anatra, coniglio, pollo allevati direttamente da Gabriele e i suoi familiari. E inoltre piadina e formaggi locali. Menù esclusivi su prenotazione. Telefonate al numero 0721 89 01 83. Da Gustinel, agriturismo minimale in via Fraschetta 3 Piagge in provincia di Pesaro Urbino. Ristorante Pizzeria Pineta, pizza ad alta digeribilità, pasta fatta in casa, sughi con tartufo pregiato di stagione, funghi locali, ragù di carne di cinghiale, capriolo, anatra, tutto naturalmente con olio di frantoio marchigiano. E che dire dei secondi? Fiorentina, tagliata, bistecca, arrosti misti di coniglio, pollo, piccione e agnello, vini di qualità locali e birra artigianale. Il tutto in ampli spazi interni ed una meravigliosa e sempre fresca terrazza esterna. Su richiesta, spettacoli musicali per feste e ricorrenze. Pizzeria e ristorante La Pineta, a Cagli in provincia di Pesaro Urbino. In Viale della Vittoria 13, info e prenotazioni al numero 0721 78 19 29. La Lanterna Bianca, associazione Onlus con finalità umanitarie, organizza un concorso diaristico in memoria di Filippo Maria Tripolone. La partecipazione è gratuita. Info su www.lanternabianca.it. Grazie della partecipazione a questo nostro evento dell'onorevole Santa Elena Cantore e di tutte le altre autorità presenti, sindaci, consigliere regionale, Elisabetta Koschi, poi vedo il presidente della Compagnia del Monte Petro, il presidente dell'Unione dei Comuni della Valle appunto del Metauro, ringrazio appunto principalmente il sindaco che mi ha concesso questa possibilità, questa mostra. Insomma, che ha visto per favore questo progetto tutto al femminile e l'assessore alla cultura Pistola e tutti gli altri che hanno collaborato, l'ufficio turistico Iagri, Katia Pasquini che si è, insomma, ha collaborato con me e mi fa piacere adesso fare la parola al sindaco e poi successivamente. Buonasera a tutti, io vi ringrazio
parole su questa mostra. A me è fatto molto piacere fare nostro questo progetto della dottoressa Pugnettini, del dottor Paternale, perché in un certo senso è una cosa anche un po' innovativa, perché abbiamo unito due vallate. Oggi saluto il sindaco Gianni Benedetto, che è qui con noi, doveva esserci anche il sindaco di Urbagna e il sindaco di Sasso Corvaro, purtroppo per motivi personali non sono potuti esserci, e comunque questa è un inizio per collaborare insieme e per fare per il turismo, per unirci e per fare cose insieme. Saluto e ringrazio l'onorevole Biancofiore, che è qui con noi, che ci presenterà il libro, e io spero che vi piaccia, ma la mostra è bellissima e comunque quando omaggia le donne è sempre qualcosa di meraviglioso, no? Grazie. Buonasera a tutti, anch'io ringrazio in primis la dottoressa Pugnettini per aver scelto Marcatello per organizzare questa mostra, e ringrazio il sindaco di Marcatello, perché sicuramente tra i comuni dell'Unione Montana, diciamo quelli di Piemonte, Marcatello sta dimostrando veramente una grande capacità nel fare della cultura una cosa molto importante, una cosa che porta in risalto quella che è la nostra tradizione, perché io dico sempre che nei nostri posti la parola cultura non può essere sinonimo di tradizione. In più Marcatello ha delle bellezze architettoniche e storiche veramente importanti, quindi poter ospitare delle mostre importanti come queste è sicuramente una cosa bella. È ancora più bella quando noi, impregnati da quest'area di unione, perché adesso stiamo cercando di unire sette comuni della nostra vallata, e non è facile, perché dobbiamo riconoscere che passare dal localismo, dal campanile, a una visione d'insieme è sicuramente una sfida forte, ma che sicuramente riusciremo a vincere. E questo è ancora più bello quando succede che da una vallata si passa nell'altra. Sicuramente questo è il nostro futuro, giusto Stefano? Quindi saluto il sindaco di Pian di Meleto, e dovremo sempre cercare di ragionare di più in quest'ottica, e questa sarà la nostra forza. Poi la mostra, Fernanda è molto entusiasta di questa mostra, e come non esserlo, Madonne, quindi diciamo la cristianità che a noi ci appartiene, donne, e siamo due comuni vicini, perché io sono sindaco anche di Borgo Pace, e quindi ci sono donne ed è importante, e poi Don Piero ce la passerà anche questa, libertine, e quindi è diciamo quella allegria che certe volte ci vuole. È il tutto condito da presenze importanti come quella del consigliere Foschi, che è sempre presente nel nostro territorio perché è una donna del territorio, e da un onorevole che ringraziamo tanto, perché forse è proprio dalla conoscenza dei nostri posti che poi si può conoscere quel valore aggiunto importante che speriamo che ci porti a essere conosciuti in tutto il mondo come è giusto che sia. Per ultimo, lasciatemelo dire, penso che una carta vincente dei nostri territori devono essere i giovani, e qui noi abbiamo diciamo la prova di un ufficio turistico che si trova una ragazza giovane come Katia, e io sono molto contenta, non ti chiamo dottor Fraternale, ma ti chiamo Fabio, perché è un ragazzo che ho conosciuto in ufficio, perché io lavoro al centro per l'impiego, con un progetto che oggi è realtà, una realtà vera e importante, che sta portando la ribalta nel suo territorio. Quindi grazie a te, tutti i giovani. Grazie a voi. Faccio una breve introduzione qua e poi vorrei fare una passeggiata, se possibile. Sì. Così almeno abbiamo anche sott'occhio queste Madonne, queste donne e queste libertine. Quando Francesca Pugnettini, che ringrazio ovviamente insieme al sindaco, una donna incredibile che ci ospita qui nella bellissima Mercatello Sumetauro, quando Francesca mi ha proposto questo progetto, mi sono rimasto subito affascinato.
perché parlare di donne è una cosa incredibile, questo è un male incredibile di cose. La donna, ho tenuto sempre poi in mente una frase di Diderot: quando si scrive di donne bisogna intingere la penna in tutti i colori dell'arcobaleno e andare poi a ad asciugare questa carta con la polvere delle ali del farfalle. Quindi la donna, io l'ho vista qua poi con queste Madonne, donne libertine, è un susseguirsi di frammenti, di specchi, di una poliedricità incredibile. Quindi facciamo un percorso, una passeggiata e conosciamo appunto queste signore che hanno prestato la loro efficie, la loro sembianza per una donna sacra, la Vergine, la Madre, delle donne appunto popolari, aristocratiche, che conversano tra di loro annullando quella che è la convenzione sociale, e delle donne che ammiccano della dell'Atene, che ci osservano forse forti di questa sensualità, di questa carnalità. Una Vergine col Bambino che ho attribuito a Francesco Trevisani. Francesco Trevisani, pittore originario di Capodistria, che nel Settecento diventa un pittore di grido nella Roma dell'epoca, aiutato in tutto ciò ovviamente in una carriera che poi diventerà sfolgorante dal Cardinale Ottoboni, nipote del Papa, e che qui Francesco Trevisani che si rifà nel Settecento dei modelli più classici, un po' da Sassoferrato se vogliamo, mediati da quel gran maestro che era Carlo Maratta. Noi tra 6 e 700 abbiamo questi due grandi personaggi, più o meno coetanei. Abbiamo un Maratta che è un marchigiano perché veniva da vicino Ancona, da Camerano, che fa la strada a Roma, quindi fonderà una grande scuola di pittura a Roma, classica, classicismo romano. E un altro grande classico bolognese, Carlo Cignani. Quindi qui abbiamo una rappresentanza di quello che è un classicismo romano. Ma andrei a vedere un attimino le nostre donne che conversano. Donne che, come avevo detto prima, annullano in questo caso tutte le convenzioni sociali, quindi passiamo da delle signore, insomma, una bassa estrazione, come questo ritratto di donna corrata di Megara, scrittore settecentesco, che sarà poi il maestro di Longhi, il grande illustratore già di iniziando del Settecento, questi ritratti di personaggi bassa estrazione che poi hanno una grandissima fortuna nel Settecento, a un'aristocratica francese, questa dama con le riere che forse o appena arrivata o sta partendo per una caccia, una cavallerizia, vestita con una cavallerizia, sta appunto qui in queste due le riere di due cani, e una signora vestita di un abito impero che io mi sono trovato veramente forse un ritratto di una signora non appartenendo alla nazia regina, ma a questa nuova nobiltà imperiale che un pochettino cerca di emulare quelle che sono state le grandi nobildonne prima della rivoluzione francese, e quindi si fa ritrarre come appunto più o meno si facevano ritrarre appunto le nobili di un tempo, che fu che poi viene troncato, come è stata troncata la testa di Luigi XVI di Francia, in un angolo, in una stanza abbastanza angusta, ma che appunto trae la sua luminosità proprio dal quasi madreperlaceo tessuto della veste impero appunto che indossa. Donne.
adesso qualcuno forse dovrà chiudere gli occhi perché andiamo alle libertine, facciamo un po' di come sicuramente avete notato, man mano che siete venuti avanti, i dipinti e le sculture in questo caso spaziano un arco temporale che va dal 700 sino al 900, quindi l'interpretazione della figura della donna nei secoli. Quest'ultima stanza, quella più segreta, se vogliamo più intima, è dedicata al potere seduttivo della donna. Abbiamo infatti questo sogno di primavera di Vincenzo, questo potente napoletano, sperate a cavallo tra 8 e 900, quasi un ritratto mascherato di una diva, magari dei primi anni 900, Belle Époque, che esibisce appunto tutta la sua femminilità, che ammiga con questo sorriso malizioso, che forse scherza appunto con lo spettatore, che cerca di allattire questa rete maliziosa e seduttiva della libertina. Una Diana in realtà è la casta della caccia. Spesso e volentieri queste figure mitologiche prestano appunto il loro carattere appunto di essere dea, di essere appunto un qualcosa di superiore a personaggi di più bassa origine, se vogliamo. Spesso e volentieri le amanti dei grandi signori di un tempo si facevano ritrarre appunto come Diana, una Diana che qui esibisce appunto tutta la sua voluttuosa nudità. Una scoperta in sé per sé molto gradita è stato questo dipinto in particolar modo. Quando mi è capitato appunto con Teresa Bonitti di Don Francesco di andare da questo collezionista a visionare poi gran parte poi dei dipinti che sono qui in queste stanze, ha rapito appunto i nostri occhi questa piccola tela. Il collezionista sapeva ben poco in realtà su questo dipinto, tant'è che aveva pensato a un impressionista dell'est europeo, un inglese. Io ci ho ragionato un attimo e ho fatto i miei confronti e sono giunto a una conclusione. Questa è una replica probabilmente autografa di un dipinto che in realtà negli anni 80 dell'Ottocento ha avuto un grandissimo successo. È una replica del Dopo il bagno di Giacomo Favretto, che adesso sta alla Galleria d'Arte Moderna di Roma, Nazionale d'Arte Moderna di Roma, se andate a Roma, l'Agname, lo vedete appunto in tutto il suo splendore. Quello dell'Agname è molto più infinito, molto più ovattato, se vogliamo, rispetto a questo, tanto da far pensare a una relazione molto più veloce, addirittura quasi a un bozzetto preparatorio, dove Favretto, dopo un'esperienza a Parigi, quindi ha visto gli impressionisti francesi, un Veneto che a Parigi vede l'impressionismo francese, lo reinterpreta da italiano e tra l'altro sceglie un tema che nella pittura veneta dell'Ottocento, contemporanea a Favretto, è molto raro, quello del nudo femminile, dell'interno così intimo, dove una donna, con un'altra donna che la aiuta, tende alle cure del corpo. Per finire con l'ultima, l'unica scultura che mostra, un bronzo di Gemito, grande bronzista appunto napoletano, che era solito poi scovare i suoi modelli nei bassi fondi della Napoli dell'epoca. Quindi questa è una Venere che però è un ritratto mascherato di una Venere. È una giovinetta appunto presa, magari chissà dove, da Gemito e trasformata in questa dea seduttiva. Un ritratto che non è idealizzato, come si vede bene appunto dallo sguardo di questa donna, di questa giovinetta popolare, da questo fisico quasi effemico. Queste sono le nostre Madonne, donne e libertine. Grazie. Rispetterò l'italiano, ma essendo cittadino sammarinese, poi abbiamo un contatto con il San Marino, sono iscritto all'ordine sammarinese. Sono cittadino sammarinese, ho vissuto a Roma, ho lavorato a Roma
anche al secolo d'Italia, ho l'altra mattina di Napoli, infatti sono da visita, poi ho fatto anche delle stampa di una grossa compagnia teatrale, di un mio amico di peso, famoso, Armando Lucchi, anche azzurro di basket, e figlio di Arrivo Lucchi, quello che nella dolce vita faceva il padre di Marcello Mastroianni. Sono stato invitato e saluto il sindaco, gli assessori, alcuni sono presenti che mi ascoltano, e soprattutto ringrazio l'onorevole che ha accettato, che è uno sconosciuto ma famigerato almeno per resto del Carlino, che mi abbia accettato come interlocutore per presentare i suoi libri. Allora, mi seguo, sono vecchio e stanco, il professore di latino, ho 80 anni, quindi il mio elogio può essere ritoccato per dimenticarsi con accusate ai miei giorni. Io invito quanti mi ascoltano, prima devo dire che parlo di professo, so di quello che dico perché ho detto molto, devo anticipare una cosa sulla signora Biancofiore, sulla scrittrice, Michela Biancofiore, sul deputato Onorevole Biancofiore, dice che il libro che ricorda con più piacere, che la lettura che ha avuto le più gradite della sua vita e pensate, rivede Luigi Pirandello, per cui è capace di guardare oltre, di sapersi vivere non si sa come per gli eventi che ti colgono di sorpresa e di sentire come fa quando parla della sua casa politica, di sentire un gigante di marcia. Il titolo di Michela Biancofiore è un libro bellissimo che ha l'andamento di un giallo, per cui ci è portato a dover leggere per forza la linea che segue. Michela, dico Michela, vado di veloce, Michela è di Bolzano, ma verifica nella sua persona un concetto filosofico che io dico in latino, non che si accentua perché è così semplice, si chiama coincidenza oppositoria. La coincidenza dei due posti che crea indubbiamente degli effetti genetici. Perché è perfettamente pugliese, mentre è perfettamente andalusino. Suo padre era del paese dove è stato padre di Gesù Giovanni Rotondo, per andare a Varese, ha studiato male, è stato a Dio di nuovo, le convergenze parallele, suo padre perfettamente di sì, molto perfettamente autore delle convergenze parallele, perché c'è anche un ingegnere che dire tutto e non capire niente. Il libro della Michela, Michela, inizia con la distinzione di un momento di felicità e di un momento di dolore annunciato, perché scopre una famiglia il suo padre, adorato, lo dirò perché rispetto alla maniera di padre a questa scelta su questa ragazzina accesa, un galletto vestito da padre, la chiameranno in tarda Valchiria per gli occhi azzurri di nuovo comune, perché la Valchiria può avere solo gli occhi azzurri. Michela ha questo rapporto intenso, d'affetto, il padre gli insegna il tedesco necessario per l'arte di e soprattutto fa corrispondere al tedesco e al latino, come facevano i grandi tedeschi umanisti, che sono quelli che ci hanno fatto scoprire il latino, anche il greco, il Geonis, era un mito nazionale, senza contare gli altri, che hanno scoperto Troia, Cimina, nel 12 del rapporto tra i germanici e i latini, come siamo sempre come può essere un divario, che peraltro non ha avuto un forte incontro, lo dico anche questo non per saccenza, perché a pochi chilometri da Bari c'è Castel del Monte, che è una delle testimonianze più alte, sacro magistero Federico II, che viene favoreggiato, anche perché dico che sia un edificio massonico, non è così, perché è così bello. Anche la quinta parte è una domanda chiusa, perché la quinta parte così vive da bambina con la madre romana e il padre di Bari, Dario Barrese di cultura, ha
abbozzando mi pare procedere un po' più in e questo padre una vita quasi di sogno, il padre è come un principe padre che la porta a scoprire la montagna, lunghe passeggiate con un parlare, un parlottare di padre e figlia, quasi un sussurro che non ha bisogno di essere definito d'affetto profondo perché sono padre e figli, e vedono il sole che cala oltre i monti e c'è un famoso coro alpino che Michela messo di cuore del corpo. E poi Michela vuole convivere in casa con una madre che fino a un certo punto sente la sua nemica, che fino a un certo punto la costringe perfino a lasciare Bolzano, indovinate dove la mandano, al Napoli appresa, in una colonia dell'Herpas che lei trova bruttissima e che dice di essere uno dei più brutti suoi ricordi di bambina. Lo dico perché qui Pesaro siamo all'estremo, siamo ai confini umbri della provincia di Pesaro, quindi lei oggi può toccare col ricordo in mano. La presenza con la parte a due passi e più sotto la favola della pittura che è molto salsimonico. Favola della pittura e di Vertugo. Michela è Micaela, fin da bambina, guarda, è sola perché c'è questo contrasto fra madre e padre, quindi quanto per uscire fuori da questa situazione pesante, cosa fa? Diventa una guardatrice appunto della televisione. E nella televisione un giorno viene un signore che ha comprato delle televisioni private, ha fatto la televisione via capo, via capo, questo signore di bellissimi ragazzi che ha chiesto di brillare di successo. Ha un nome fatale che diventerà fatidico, si chiama Silvio Berlusconi. Tutti noi abbiamo avuto per esempio qualcuno che ci ha impressionato, ad esempio io posso dire che ho avuto parte, abbiamo avuto personaggi dell'epoca, non c'erano serie pilota, che erano piloti italiani, trasportato nel cinema, a tutti, non è strano, che questa ragazzina trovandosi in una situazione di un po' di buio domestico, veda nella luce della televisione un tramite che potesse dirsi a me. Diventa Berlusconiano e cruce dall'inizio, come un frutto acerbo, matura come se un albero politico matura la sua idea. L'onorevole viene, mi è stato toccato per questo contrasto tra padre e madre, poi basato su comprensione di tipo probabilmente regionale, la madre più attenta alla una certa Italia romana di fine Novecento, forse dei primi fotografi, comunque in Italia viceversa, l'Italia, vicino a un fratello eroe di guerra, volontario, quindi la famiglia è perfettamente separata dal genere. Lei riesce trovare le sue strade, ha una sorella con la quale non ha un rapporto, diciamo, fraterno, solo forse si dice, però riesce a suo modo, con questo suo carattere, riesce a vivere dove non vorrebbe, ma a sopravvivere ridendo dove vorrebbe. Lei scrive questo libro che è difficile entrare di dentro e spiegarlo, perché è, io ho detto prima che ricorda la Marcordia Fellini, lei ha una sorta di sequenza di tutti i fatti che gli sono accaduti fin da quando era bambino, poi li rilegge a posteriori e quando può li mantiene inerti, quando non può ci sono dei momenti che anche ad un lettore disattento impongono un'attenzione che però risuona di una vibrazione commossa, le faccio ricordare, perché è vero. Lei ha sempre con la madre un rapporto teso, la madre la sgrida, veste meglio la sorella, lei crede che ci sia una preferenza, finalmente trova in un'occasione, trova in una
cassetta delle lettere uniformi dell'EMPAS che invita i figli dei dipendenti statali a fare la domanda per andare al collegio di Spoleto, che poi Spoleto è bello, magari da poco non vedi l'ora di essere davanti a quel rosone e magari vedevi, io sono stato dal primo festival, fino all'anno scorso, tutti i festival a Spoleto, con una madre che l'accompagna in questo lungo viaggio, devo scendere Bologna ancora, prendere la Roma ancora, scendono a Spoleto, l'aspetta questo vicino del collegio, un bravo autista che portano in collegio, con l'altra mano gli presentano i professori, gli amici, lei si trova tutto bene, perfettamente bene, però c'è il momento che deve salutare la madre. Allora c'è una rilettura veramente di grazie, un complimento. Lei, quando vede che la madre sta per salutarla sulla porta del collegio che andava a prendere il treno, scopre il sentimento familiare che aveva tenuto chiuso, questa incomprensione che c'era stata, e cade, si confonde di un pianto che non dice, ma che le parole del suo libro fanno risuonare. Io cosa posso dire? Non posso far altro che parlare di questa qualità. Naturalmente ha una vita, che è la vita di una zingara mobile. Lei viaggia, passa dal cinema alla televisione, passa alla società buona di Bolzano, passa a questo collegio dove poi c'erano anche dei ragazzi sardi, c'erano persone, no, della stessa, diciamo, si dice, socialmente qualificati per la cultura, per la mandata di padre e figlio. Poi naturalmente diventa la politica che più o meno conosciamo tutti. Credo che nella sua, sul libro, non so come ha fatto a scrivere, Fini e Bocchino, senza mettere in frate di voi, non lo so, e ha avuto anche lei questi grandi, si è vista cadere addosso le inizie del suo partito, l'ha fatta invece che a Bolzano, non c'è più peggio che il malumore interno a un partito. Io sono stato, magari non avessi diritto con l'inizio, perché sono stato a Veneto, vissuto con i partiti, le volte che c'erano, per l'immagine, il dato di Pesa e Conti, deputato di Macerata, erano molti da contenere. Poi tuttavia quando si spegneva con luce croce della campagna elettorale si riaccendeva la fiamma dell'amicizia che ci ha portato avanti. Volevo dire che la militanza, o quello che volevo fare oggi, sono stati dei qualche malumore, perché la giornata si sa è quasi un giorno sacco, alla resistenza, all'Italia del 45, ma lei è abituata a avere le contestazioni, la contestavano, lei nasce in un'Austria, in una regione dove c'è il contrasto, come si nasce? Perché c'è lo scontro che è stato anche arduo, c'erano le bombe, c'erano i piloni che erano una bambina e quindi hanno dovuto nascere sapendo che ci sarebbero state nella loro vita quei contrasti tra austriaci e italiani che facevano tornare i casi della guerra, dell'avversità della prima guerra mondiale e l'avevano trasformato in una donna sul pilota Spartai che rappresentava l'Austria, anche se lei viceversa con la sua indole, dove l'ideologia, il contratto cadeva, riemergeva dalla persona piena di seduzioni, anche per il libro lui ci scrive di un rapporto che è il suo primo incontro con un uomo che è rimanere lì di prima cosa trova un signore che ha un'imperfezione sessuale per una malattia, ma non è omosessuale, ma lei dimostra come una femmina, come una madre, anche nel momento che una donna diventa una libertina per bene, può essere sensualmente attratta da un uomo e volergli un bene che non si dimentica, che ritorna come un pendolo nel cuore, perché è un bene fondato appunto sul cuore. Io vi invito, è difficile parlare con un regolo, innanzitutto perché è conosciutissimo, innanzitutto perché il libro è una specie di promessa di potere, un libro profondo che si legge come un giallo, quindi vi invito a leggerlo,
ma io vi volevo dire che faccio una domanda, ma cosa vi accade così quando successe quel tradimento di figli e lei, Lara Avis, unica, più tardi ha visto un altro tradimento ed è rimasta unica, è stata da sola uscire dal governo. Lei ha trovato due, qual è stata la più atroce? Sicuramente la seconda, quella parliamo ovviamente del tradimento di Angelino Alfano, che come tutti sapete era considerato un figlio da Silvio Berlusconi, un figlio appunto tale che voi non sapete, probabilmente era pochi giorni prima del tradimento, Berlusconi gli stava regalando la villa di Lampedusa che Berlusconi aveva comprato proprio per il suo rapporto umano filiale con questo ragazzo. Berlusconi aveva comprato Lampedusa, se voi vi ricordate, una villetta da 3-4 milioni di euro, provetta insomma, che aveva comprato per riattrarre il turismo a Lampedusa, che sappiamo soprattutto in questi giorni tristi insomma di essere dire il porto sicuro di un'immigrazione che ahimè ormai è diventata più che altro un'immigrazione biblica e soprattutto un ultimo porto di speranza di persone che vengono comunque ridotte in schiavitù. Io faccio un passo indietro, mi è molto emozionato questa presentazione di Tullio, mi permetto di darvi il del tu Tullio perché sei una persona profondissima, anche se porto io sempre molto rispetto per le persone più grandi di me. Ma abbiamo dei comuni ideali e dei valori che, per quanto abbiamo età diverse, che insomma mi consentono di poterti ultimamente dare del tu. Sono colpita perché ho fatto, questa è la mia 28esima presentazione, il libro è uscito il 17, però sta andando benissimo, il 17 giugno di quest'anno, con l'estate di mezzo, ed è la mia 28esima presentazione. Credo questa sia la presentazione più profonda, più sentita, più, come posso dire, più assaporata nel vero senso della parola che io abbia sentito fino ad oggi, e si vede veramente fino in fondo, al di là del proforma, che Tullio ha apprezzato il mio libro, e questo per me è ovviamente qualcosa di, non solo di importante, ma come dicevo prima, che mi lega intimamente, anche perché questa è una storia estremamente intima, ma una storia che voi vi chiederete come prima domanda: perché è stata raccontata? Perché un politico per la prima volta si racconta da A alla Z in totale trasparenza? In questo libro che lui dice che si legge come un giallo, io dico che si legge come Topolino, è una sorta di diario di Bridget Jones in salsa istituzionale, è un libro molto fresco, molto leggibile, proprio chi l'ha letto in due ore, proprio per ovviamente l'avvicinamento dei fatti che diceva giustamente Giulio, ma anche per appunto la facilità della lettura, anche laddove si inerpica in questioni politiche che a molti di voi qua presenti probabilmente interessano, ma anche chi non ha nessuna idea, diciamo così, politica, o comunque nessuna militanza o nessuna simpatia, risultano, come dire, facilmente leggibili. Voi vi chiederete, dicevo, perché ho scritto questo libro che racconta tutta la mia vita, dalla A alla Z fino ad oggi. Perché ero stufa, molti di voi stanno facendo i politici, ed ero molto stufa di sentire ogni volta che vado in televisione, sarò anche un video di tutta colonna, sentire dalle piazze, le persone nei mercati che non ti conoscono, che ti vedono alta, bionda, con gli occhi azzurri, al berlusconiana, magari ben vestita, pensare che la vita è facile, pensare che i politici sono tutti uguali. Non lo sopportavo più sentire dire voi politici siete tutti uguali. Ho pensato che la mia vita meritasse di essere raccontata, perché è stata una vita estremamente faticosa fino ad oggi, poi certamente ho avuto le mie grandi soddisfazioni che non rinnego, ma soprattutto ecco, ho voluto dire che la gente non si deve mai fermare alle apparenze, che dietro anche una storia tra virgolette berlusconiana, del sogno berlusconiano, un sogno che meritava di essere raccontato anche perché è la storia di un'emancipazione sociale, per quello il cuore oltre gli ostacoli, perché questa emancipazione sociale è stata dettata dalla forza, come dicevamo prima, della passione, del cuore, semplicemente della passione del cuore, perché nessuno può alzarsi, nessuno l'ha fatto fino ad oggi leggendo il mio libro, nel dire no, quella cosa che hai detto non è vera, o magari sentenziare che la mia carriera fosse stata dettata da altre facili allusioni. È stata tutta di sacrificio, di vita vera, vissuta,
e io l'ho voluta appunto raccontare agli autori di Mondadori, che non sono stati in alcun modo ovviamente sedotti da ovviamente raccomandazioni dall'altro, seppur devo ammettere che il libro, il manoscritto fu dato da Marina Berlusconi, che immagino sia un viatico abbastanza, come dire, che è abbastanza incomprensibile, diciamo così, apprezzabile dai dirigenti di Mondadori, ma io non ho mai fatto nessun tipo di pressione e i dirigenti di Mondadori l'hanno scritto in una sezione culturale che si intitola Il superamento, cioè il superamento delle problematiche della vita, questo si intende dire, insomma, di quegli esempi che sono tali da portare a conoscenza della società in generale perché appunto si è superato gli ostacoli, si è andato oltre gli ostacoli. È un libro che io ho scritto innanzitutto per i giovani. Si parlava prima dei giovani, del coinvolgimento dei giovani nella cultura, ma ho scritto soprattutto per i giovani perché io come giovane ho molto sofferto per tanti e vari episodi che voi potrete riscontrare nel libro, che però non è un libro triste, cioè lo dico subito, non dice che palle, no, scusatemi, tutt'altro. È un libro autoironico, è un diario di Bridget Jones, per chi conosce Bridget Jones, ma tutti voi la conoscete, è la storia di una mezza eroina vera, fatta di carne ed ossa tra Lady Oscar e Candy Candy. È un po' raccontato così il libro, però ci sono anche dei momenti indubbiamente che per chi lo legge risultano emozionanti, che sono momenti appunto di vita vera. L'ho voluto intitolare ai giovani perché la disoccupazione giovanile in questo paese è al 43%, perché io sono stata giovane che non trovava lavoro, perché io sono stata giovane che è andata a cercare le mele perché a casa mia non si poteva neanche mangiare, mio padre era morto, come diceva io poc'anzi, quando ero molto giovane, molto piccola, e mia madre si è ritrovata insegnante da sola con due figli da crescere, e perché appunto questo esempio di vita di una persona poi che si è emancipata socialmente, che ci è riuscita, è un esempio appunto dettato semplicemente dalla forza, dalla pervicacia di una passione vera, un sogno. Questo sogno, certo Giulio, poi arrivo anche alla domanda. Scusa, non volevo posso dire? Sì, certo. Perché hai dovuto provare molte difficoltà, perché nel titolo si vede Silvio, nel cuore di Silvio ce n'è dentro il Parlamento, quindi non è che hai trovato subito difficoltà. Ah, no. Qui c'è un altro gesto, io lo devo dire, perché l'ho detto, lo so, se lei ha un gesto di solidarietà amicale, ma soprattutto umana, sentita, femmina, per la Carfagna. Lì ci fu poche parole, ma una parola in più sarebbe stata una durazione. No, quelle tre parole definisce questa signora, fa emergere, ma allora lì mi aveva detto che era difficile entrare, diventare qualcuno, perché bisognava anche lì distinguere, se no i nemici, almeno non quelli che la pensavano nello stesso partito. Assolutamente, io per mia cultura liberale, perché io sono internamente una liberale di destra, proprio di vita, di famiglia, eccetera, odio il pregiudizio, lo odio sempre, quindi preferisco, come dire, conoscere le persone anche in quel caso, in quell'episodio. Ho trascorso dei momenti di grandissima amicizia con Mara Carfagna e ho raccontato quella che in quel momento era la verità vista da chi la stava vivendo in prima persona in relazione insomma al suo personaggio, ma oltre a Mara Carfagna in questo libro troverete tanti personaggi famosi e tanti retroscena assolutamente inediti visti da un punto di vista innanzitutto personale, sentimentale, per quello assolutamente inediti e anche molto curiosi. Ma io vi dicevo, questo libro evoca un sogno. Questo libro parte, come diceva Tullio, dal fatto che chi c'è una famosa canzone di Tiziano Ferro, che è il mio autore preferito, confesso, forse di essere ancora un po' fanciullesca, ma credo che siamo battisti per chi è della mia generazione, che dice chi non ha una vita sogna. Ed è vero, perché chi non ha una vita, chi non può permettersi di andare a McDonald's con i suoi compagni di scuola a prendersi un pacchetto di patatine, sta dietro una finestra a sognare una vita diversa. E quello ti dà anche una grande forza di, come dire, aggredire, di arrampicarsi sulla vita e magari ti crea anche una corazza che poi se tu conoscono personalmente capiscono perfettamente che dietro questa corazza c'è invece una persona con dei sentimenti purtroppo enormi, estremamente emotiva, proprio perché chi ha un vissuto particolare ha un sentimentalismo particolare. E allora il sogno
nasce anche dall'aver, questo libro non è un libro di politica, zero, ma c'è un grande filo conduttore alla base di questo sogno che disegna anche un po' quelle che sono le sliding doors della vita di ciascuno di noi, cioè il fatalismo degli incontri che uno non si sa nemmeno spiegare perché accadono. Nella mia vita la cosa più curiosa è che i sogni che io ho fatto li ho realizzati, non so perché, lo posso dire, non lo so, mi viene la pelle d'oca nel dirvelo, però è andata spesso e volentieri così, non sempre, perché sennò oggi sarei una che dice che chissà dove potrebbe essere, insomma, invece no, però diciamo che tutto quello che ho sognato, con però grandi fatiche enormi, non mi è stato mai regalato niente, si è realizzato. E dietro questo libro c'è un enorme filo conduttore, c'è anche una grande rabbia da parte mia, e qua passiamo al settore politico, cioè il fatto che l'emancipazione sociale che è avvenuta a me, se un certo signore che a 58 anni ha deciso di scendere in politica fosse stato concesso di fare semplicemente quello che ha fatto fino a 58 anni nella sua vita imprenditoriale, nella sua vita da presidente calcistico, nella sua vita da costruttore edile, oggi avremo un'altra Italia e quel percorso di emancipazione sociale che ho potuto fare io probabilmente l'avrebbero fatto il 90% degli italiani. Purtroppo fino a 58 anni un signore non ha mai avuto a che fare con la legge, improvvisamente scende in politica e in 3 mesi vince le elezioni offrendo all'Italia un grandissimo sogno che io ovviamente ho condiviso dal primo momento e diventa invece che un modello, un esempio come sarebbe stato in un paese come il liberale, reale come gli Stati Uniti d'America, diventa l'emblema della delinquenza italiana. Quanto mi dà più fastidio e mi incuriosisce al massimo, tant'è da raccontare da dietro le quinte in questo libro chi è Silvio Berlusconi. Ma Silvio Berlusconi è stato soprattutto il filo conduttore della mia vita. Dalla prima pagina all'ultima voi vedrete come si snocciola paradossalmente, fa un po' venire la pelle d'oca e far capire che la vita è veramente fatalismo, come dalla nascita delle televisioni private, lì prende vita da Candy Candy e Lady Oscar, come vi dicevo, per chi è maschietto, Gigo Bogacciaio piuttosto che Mazzini Z, che paradossalmente, cioè questo è il libro per farvela breve della Berlusconi Generation, della quale fa parte paradossalmente anche l'attuale premier Matteo Renzi e il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che vengono fuori da quel sistema culturale dal quale sono venuta fuori pure io, chi più chi meno, con più letture intelligenti o meno, ma il sistema culturale della nascita, della pluralizzazione del sistema televisivo in Italia è quello che ha dato vita a quella che io chiamo appunto Berlusconi Generation. E il filo conduttore è che appunto da quando io avevo 6 anni e ringraziavo questo signore per aver portato Candy Candy in Italia, ma perché, questo libro mi fa anche sorridere, perché Candy Candy, come ha ben colto Tullio, era un modo per me di sfuggire dalla realtà che mi circondava. Io mi immedesimavo nei protagonisti, come fanno i bambini che si immedesimano nei cartoni animati, negli eroi, nella storia di Lady Oscar che era una combattente nata, no? Nella culla mi ha messo un fioretto, Lady Oscar sei tu, diceva la sigla. E io da quella, dal vedere la televisione, nel ringraziare questo signore di cui tutti parlavano, di cui io lo chiamavo il signore del Gran Baccano, perché allora come oggi tutti parlavano di Berlusconi, cercavo di farmi un'idea di visualizzarlo questo signore, dopodiché ho avuto un momento di, come dire, di stravolgimento quando finalmente vidi Mike Bongiorno e lui in smoking in televisione che dicevano ah c'è il festival, come si chiamava, il TV Sorrisi e Canzoni, il premio di TV Sorrisi e Canzoni, il gran calà della televisione. E lì finalmente ho dato un volto a questo signore col sorrisone che io, girandomi verso mia madre, che già mi guardava con un disappunto perché mia madre ha sempre voluto che io diventassi la principessa del foro, io dissi in quel momento, che pensavo avuto 8 anni, dissi ma io da grande voglio lavorare con questo signore. E l'ho fatto doppiamente. L'ho fatto perché chi non sa la mia storia personale, io ho lavorato, ho scritto, sempre scritto, perché scrivere è un altro modo per evadere dalla realtà, è inutile che ce lo raccontiamo, sono un modo per vivere una second life, no? Per poter trasportare i tuoi sogni, la tua volontà, le tue aspettative nel far vivere personaggi assolutamente diversi, insomma, e poter immaginare una vita diversa. E io scrivevo sceneggiature, non è un caso, e ho avuto la fortuna nella mia vita di incontrare Mario Cecchini e di lavorare con lui. Poi le cose sono degenerate, nel senso che non potevo più scrivere, ma dovevo stare sui set, perché lui a un certo punto decide nel giro di un anno dalla mia assunzione di fare un gruppo
pornografico che si chiama Pentafilm, che è con un signore che si chiama Silvio Berlusconi. E quindi anche lì c'è una sorta di incontro che si realizza per la prima volta, perché è presente che per me Silvio Berlusconi è un mito appunto da quando avevo 6 anni, e a un certo punto durante il funerale di Mario Cecchigori lo incontro proprio davanti alla barra di Silvio Berlusconi di Mario Cecchigori. Ovviamente non gli dissi niente, avevo 22 anni e mezzo, ma in quel momento, come tutto il libro, come nello snodo del tutto il libro si capisce, è stata un'altra sliding door, cioè un passaggio da Mario Cecchigori a Berlusconi, e io pochi mesi dopo mi sono iscritta al primo club di Forza Italia senza sapere che quel club era, che quella musica particolare, che quel club, che quella iscrizione era poi finalizzata di un partito che sarebbe stato quello appunto di Silvio Berlusconi. Dopodiché io ho continuato a fare la gavetta fin dal basso, mi basti pensare che studiavo all'università in un quartiere romano che si chiama San Lorenzo, che è il quartiere rosso per eccellenza di Roma, bombardato durante la guerra, cioè è sinistro anche il San Pietrino sotto casa lì, e io arringavo da sola, in mezzo a tutti gli studenti, ovviamente tutti di sinistra, arringavo da sola a 20 anni sul tavolo durante la campagna elettorale Fini Rutelli, che poi dava vita appunto alla nascita di Forza Italia, alla discesa in campo di Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi appunto è il filo conduttore di questo libro, ma non è un libro, come vi dicevo, adesso Silvio Berlusconi è un libro di politica. È un libro di grandi sentimenti, è un libro di amore per l'Italia, è un libro di amore per gli italiani innanzitutto, è un libro di amore per, faccio riferimento alla mostra, visto che ci ospita e ringrazio gli organizzatori che siamo qua praticamente per la mostra, alla riduzione delle differenze sociali. D'altronde io non persona la riduzione delle differenze sociali, perché io nasco dal nulla, ho avuto una famiglia anche sull'orlo della povertà, non mi vergogno a dirlo, anche se per me oggi non mi vergogno a dirlo, vi potete immaginare insomma quando poi a scuola tra i ragazzini, tra l'altro io purtroppo nella mia vita ci incontravo sempre persone molto più benestanti di me, ed era difficile poter confrontare e tenere il loro tenore di vita, era impossibile, quindi ti chiudevi in te stesso, sognavi, scrivevi, facevi, brigavi, sognavi una vita diversa e sognavi soprattutto di fare quello che io poi ho fatto. Cioè, perché io ho fatto politica? Per il motivo credo giusto di fare politica, cioè mettermi dalla parte dei più deboli, far percorrere una mia emancipazione sociale anche ai più deboli. Dovremmo tenere sempre presente qual è la motivazione per la quale si dovrebbe fare politica. E questa, la motivazione è esattamente giusta. Io infatti non riesco, e torno a quello che ha detto Giulio prima, non riesco a tenermi una poltrona, perché non ho fatto politica per la poltrona. Io non sono Angelino Alfano, io non sono Maurizio Rubio, io non sono, anche se adesso ha fatto finta di dimettersi, non sono molti purtroppo dei miei dirigenti che sta fanno politica, non ho, io li attacco frontalmente. Quello che sta succedendo oggi in queste ore in Forza Italia, se seguite con attenzione, sono cose che io ho scritto un anno fa e sono cose che ho detto sui giornali 5 anni fa, perché d'altronde quando la politica, quando un partito, soprattutto un partito importante, quando un uomo potente, importante, ricco come Silvio Berlusconi viene utilizzato come un tram ai fini dei propri interessi personali, non ha a che fare con la politica, non ha a che fare con gli interessi di ciascuno di voi e di gli interessi degli cittadini di Mercatello sul Metauro piuttosto che di Bolzano di Roma, ma interessa per la propria poltrona, la propria stella. Io mi sono dimessa da sottosegretario unica durante il governo, durante il governo Letta, perché sarebbe tutto da raccontare, ed è tutto da raccontare in retroscena, per certi versi divertente, ovviamente vivo è stato meno, ma mi sono dimessa proprio perché non legata alla poltrona, perché legata ad un valore che in politica sta venendo sempre meno, che è il valore della gratitudine. Io devo tutto direttamente e indirettamente a Silvio Berlusconi, anche se non mi ha mai regalato niente, anche se non mi ha mai fatto fare il massimo per me di quello che sono diventata, non sono diventata vincendo paradossalmente, cosa che accade raramente nel nostro partito, vincendo un congresso provinciale, vincendo alle regionali con plurime preferenze, candidandomi alle europee, ricevendo il massimo numero possibile di voti, essendo la prima delle eleette europee, avendo vinto per la prima volta nella storia la città di Bolzano nel 2005, e così sono arrivata all'orecchio di Silvio Berlusconi, che io poi fisicamente ho conosciuto solo nel 2003, a 10 giorni dalla strage di Nassiriya, e
sono rimasta molto colpita da Berlusconi, che io, come tutti voi, immaginavo sempre molto sorridente, molto sognone, molto scalto, molto forse anche superficiale per certi versi. E invece ancora di più ho scoperto quello che è il Silvio Berlusconi che io vivo e vivo anche in queste ore, e che spero che verrà raccontato da una mia amica che è la presidente di tutti gli psicologi italiani, Vera Slepoli, che spero riesca a fare un'autobiografia di Berlusconi autorizzata per una volta, vista dall'anima di Berlusconi, perché anche voi scoprireste i meandri del cuore di un uomo che spesso tutti noi ci ricordiamo che è un uomo. I sentimenti, Berlusconi è un'icona, no? Berlusconi è quello ricco, Berlusconi è quello potente, Berlusconi è quello tanto imbattibile, è un toro, è un uomo. È un uomo con i suoi sentimenti che io ho la fortuna di ascoltare, di vivere spesso e volentieri. E Berlusconi è appunto un uomo assolutamente sorprendente e ha vissuto molto male sul piano umano, appunto, i tradimenti che ha subito. Quello più duro è stato sicuramente, come io racconto nel libro, quello di Angelino Alfano, che io racconto negli ultimi 4 capitoli del libro, che come prima azione appena uscito il libro mi ha tolto la scuola perché io avevo per motivi seri, ma questo è Angelino Alfano, tanto per farvi capire come se mi desse fastidio, capito, togliermi la scorta, mi veniva da ridere, insomma. Tu già hai mandato la scorta. No, te lo dico. Era bella scorta, lo so. No, Dio, padre Pio, padre Pio, nonno faceva i sandali a padre Pio, e quando pensa a suo padre e lui pensa leggendolo questo libro, proprio perché è un libro che, come ha detto giustamente, sia pure se a volte si va a passare padre Pio, anche San Berlusconi, è un libro di una bellezza, perché ti spinge, come ho detto, a leggere la riga successiva, perché procede come un racconto divertente, divertente. Ora, lei è stata una bambina che ha dovuto portare le scarpe della sorella e probabilmente della cugina, capitato anche a noi. Poi improvvisamente, con la messa in tacchi a spinto, è diventata una donna di un punto di quanto. Invece di giocare alla canestra, ha giocato a fare la politica e da lì. Io credo che a questo momento possiamo applaudirti. E voi dovreste leggere questo libro, perché è un arricchimento umanistico, è un bellissimo libro. Ricordo, io ho letto un libro giallo, questo bassino non ha quella possibilità di poter andare oltre perché ti piace. E poi io vi dico un applauso alla bella scrittrice, alla bella. Grazie, di aver seduto alla tua destra. Sono onorata io assolutamente, anche perché questo signore è un pazzo oltre che di cultura, di storia, anche che abbiamo condiviso. Se avrete la dire l'andore di pensare questo libro, penso che rimarrete, quello che vi rimarrà di più appunto la sorpresa della differenza di quello che passa tra un'immagine pubblica e un'immagine privata, ma non solo la mia, ma quella appunto innanzitutto di Silvio Berlusconi. E di tanti personaggi che magari si presentano poliedricamente positivi e che invece hanno del marcio dentro, e che io senza infingimenti, che è la mia caratteristica principale, ho raccontato in maniera molto diretta e molto